2011 e siamo in compagnia di Fabio Albertoni, responsabile racing Yamaha Motor Italia e anche coordinatore del relativo trofeo. Ciao Fabio. Ciao a tutti. Raccontaci cosa vuol dire praticamente questo torneo, questa organizzazione e praticamente cosa concerne tutto l'ambito Yamaha. Beh, allora, trofeo R125K è la nostra formula d'accesso per i giovani ragazzi dai 14 ai 18 anni che vogliono imparare a guidare in sicurezza e imparare ad approcciare il mondo delle competizioni in moto. La formula è molto semplice perché abbiamo la regina delle 125 stradali del mercato, la R125 appunto. Come potete vedere, ha le stesse grafiche, le stesse fattezze delle sorelle maggiori, è una moto molto valida per imparare. La formula è una formula a basso costo, permette a tutti i ragazzi di accedere alle competizioni ad un costo più basso di quello che si sia mai visto finora e quindi, abbinato ad una scuola di cui parleremo dopo, riusciamo a mettere in condizioni i ragazzi di correre nella maniera più sicura possibile. Quali sono le caratteristiche tecniche fondamentali affinché questa sia propedeutica a questo tipo di moto? Allora, la caratteristica principale è che la moto di serie è una moto omologata e può essere guidata dai ragazzi dai 16 anni in su, quindi ha una limitazione molto rigida sulla potenza, che è di 15 cavalli. Sotto i 35 kW? Quindi. No, nel caso dei 125 sono 11 kW e quindi corrispondono a 15 cavalli. Il nostro kit ovviamente aumenta la potenza della moto e la trasforma in tutto quello che serve per correre in sicurezza in pista. Pneumatici, sospensioni adeguate, carenature adeguate e via dicendo, tutto quello che serve. Il concetto quindi è quello di trasformare la moto ma senza stravolgerne i contenuti. A questo punto abbiamo la formula ideale che consente appunto ai ragazzi di imparare. E invece per quanto riguarda il trofeo, mi hai parlato che i ragazzi sono entusiasti comunque di questa nuova formula, perché li mette subito a loro agio, se ho capito bene. I feedback che arrivano anche dai genitori, quali sono? Hai toccato un tasto molto importante perché sono principalmente i genitori che ovviamente danno il permesso ai figli di partecipare, li aiutano e li sostengono anche economicamente perché comunque alcuni costi ci sono. I genitori approcciano questa categoria in maniera molto positiva perché si rendono conto che è propedeutica, non è per nulla pericolosa perché le velocità e le condizioni in cui noi li portiamo a correre, principalmente nei kartodromi o piste comunque abbastanza lente, fanno sì che non ci siano grossi rischi nell'ambito di queste competizioni. Per cui l'approccio dei genitori è assolutamente molto positivo. Quanto riguarda invece l'aspetto più tecnico, cioè chi ci mette mano, chi insegna? Ci sono persone che comunque sono molto qualificate e qui a fianco a noi abbiamo ovviamente Moreno Antonioli, giusto? Qual è l'interazione tra di voi? Allora, questo trofeo è nato in una sinergia al 100% con la Scuola Federale Corsetti, che è un nostro partner da tantissimi anni per quanto riguarda i corsi di guida sicura. Insieme abbiamo avuto l'idea di portare il concetto di corso di guida sicura, corso di guida veloce, anche nell'ambito di un trofeo per i ragazzi. Quindi la sinergia è strettissima, ogni scelta, ogni decisione la facciamo insieme e abbiamo scoperto che i risultati sono sorprendenti. Come vi racconterà appunto Moreno, che è il responsabile della scuola nell'ambito del trofeo, i risultati sono addirittura sorprendenti, oserei dire. Io ti ringrazio Fabio per la tua collaborazione e per la nostra intervista. Grazie a voi e ciao a tutti.